Questa sera abbiamo in studio Armando Bosco. Armando Bosco è un poeta lentinese che ha partecipato a numerosi concorsi nazionali e si è piazzato ai primi posti quasi sempre. Ecco, questa sera facciamo una carrellata dell'attività poetica svolta da Armando Bosco. Ecco, ultimamente ha partecipato anche ad un concorso nazionale, si è classificato al secondo posto. Sì, al concorso bandito dalla CAVET, terzo millennio, e la mia poesia sul tema, il tema è al Papa Francesco, è entrata nel finale, quindi sono fra i 10 finalisti che hanno ricevuto il regolare premio. Ecco, come nasce Armando Bosco poeta? Armando Bosco nasce poeta dall'età di 15-16 anni e ho sempre scritto, facendo pubblicare saltuariamente nei giornali locali, anche sulla Gazzetta del Sud, le composizioni che man mano producevo. Ma la vera, chiamiamola impropriamente, carriera di poeta la inizio nel 1965 ed è durata e dura fino ad oggi. Nel primo libro, pubblicato nel 2011, Raccontarsi in versi, racconto mezzo secolo delle mie impressioni, delle mie critiche che ho rivolto ai potenti, ai politici, a chi detiene il potere anche economico. Mi sono interessato di tutto l'intero globo e le soddisfazioni non sono mancate. Il ritorno di immagine l'ho avuto in più occasioni perché proprio quel libro è stato premiato più volte. Ecco, ha tagliato nel corso della sua carriera numerosi traguardi, ma Nemo profeta in patria. A Lentini non c'è tanta attenzione, perché? Innanzitutto credo che la classe culturale di Lentini che ci amministra non sia adeguata. E secondo, perché si vive alla giornata a Lentini, non è un mistero. Si vive alla giornata per tamponare le cose più sul quotidiano e non pensare alla cultura, all'interesse socio-economico del paese, alla crescita culturale e morale del paese. Tutto questo a Lentini mi dispiace moltissimo doverlo affermare, manca, e vorrei che si desse seriamente una sterzata a che si aiutassero gli intellettuali, le associazioni culturali a organizzarsi con l'indirizzo delle istituzioni. A chi è diretta la poesia di Armando Bosco? All'umanità, no, perché al centro di tutto, in particolare nel secondo libro, La giostra, ho messo l'amore al centro e poi tutto il resto è marginale. Ho denunciato i soprusi che purtroppo giornalmente subiamo e viviamo. Spero che arrivino dove devono arrivare, ecco, come strale. Ecco, ha partecipato a numerosi concorsi nazionali, ma qual è quello che le è rimasto più impresso, le ha dato più soddisfazione? Veramente io dovrei parlare di un anno intero, dove ho raccolto nell'arco di una settimana ben 3 premi di tutto rispetto, 2 internazionali e un altro nazionale. Con il giorno 26 ottobre ho avuto il riconoscimento dell'Accademia Internazionale del Convivio e mi sono classificato con l'ultima mia opera, La giostra, al secondo posto. Mentre il sabato 25 ho avuto
sono entrati in finale nel concorso poesia a tema, e il tema è a Papa Francesco, fra i 10 finalisti, e quello del terzo millennio a Roma non è un premio da poco, è fra i più importanti, o forse fra i più importanti che vengono banditi ogni anno in Italia. Il terzo lo riceverò il giorno 23 di novembre a Milano, ed è il premio internazionale Agenda dei Poeti, e mi sono classificato quarto. Per me è stato un anno meraviglioso, che mi ha fatto conoscere nel territorio e che spero che continui con questa prolificità di pensieri e di composizioni, che non solo mi rendono felice, ma sarei ancora più felice se arrivassero al bersaglio. Per concludere, qual è il sogno nel cassetto del poeta Armando Bosco? Vivere, e quindi essere ricordato.